E domenica, e cosa succede domenica? Beh, c'è il nostro format beato tra gli orologi per passare una mezz'oretta assieme prima di una nuova settimana lavorativa. Lo so, soltanto brutte notizie, ma questo è e ce lo dobbiamo tenere. Benvenuti. Prima di continuare, lasciatemi introdurre il nostro sponsor ufficiale clockphase.it, che ci permette di registrare i nostri video domenicali di Beato tra gli orologi. Per chi non lo sapesse, clockphase.it è un marketplace tutto italiano che, come Crono24, offre tante garanzie tra venditori e acquirenti, soprattutto perché i venditori sono tutti venditori ufficiali certificati, non ci sono privati, quindi ci sono aziende che vengono certificate da clockphase.it, dove c'è anche molto spazio. Spazio, oltre che per l'orologeria di lusso e tutta l'alta orologeria da collezione, anche per tantissimi micro brand italiani e stranieri che si stanno facendo spazio prepotentemente nel mondo degli appassionati. Quindi un marketplace rivolto davvero a tutte le fasce di prezzo e a tutti i collezionisti possibili e immaginabili. In più Clockphase è anche un editore, è un contenitore di cose riguardanti l'orologeria. Per esempio, ogni mese facciamo delle live sul loro canale YouTube, o ancora trovate su clockface.it la sezione Clock Lab, che è praticamente il primo corso da orologiaio online organizzato da Clockface e da Tic Tac Watch Channel, dall'orologiaio Stefano, che partirà tra pochissimo. Tra l'altro, le iscrizioni sono aperte e ancora a prezzo lancio, e che vi consentirà di seguire quando volete le video lezioni registrate da Stefano, per imparare a smontare, revisionare e a rimontare i vostri orologi o quelli dei vostri amici, magari anche capire meglio le condizioni di un orologio se girate dei mercatini, in ogni caso approfondire ancora meglio la vostra passione. E trovate appunto tutto su clockphase.it. Oggi nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di imprese che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso, beh, c'è il nostro format Beato tra gli orologi, che, come sicuramente saprete, ha lo scopo di andare a guardare assieme, di valutare, di spiare, sbirciare nel catalogo delle maison, magari anche valutare e commentare i prezzi quando li troviamo online. E devo dire che in realtà sempre più spesso, praticamente quasi sempre, ci sono i prezzi online anche nell'alta orologeria, cosa che non è affatto scontata e che fino a qualche anno fa in realtà era un vero e proprio tabù, così come era un tabù per esempio vedere i prezzi esposti nelle vetrine delle gioiellerie. In ogni caso, questo è un altro discorso. Torniamo nel nostro format, perché oggi parliamo, come avrete visto dalla copertina, di Frank Muller, un'azienda, una maison storica dalle grandi doti tecniche di cui abbiamo già parlato, abbiamo approfondito la storia in un video che trovate qui su Talk, basta cercare su YouTube, insomma, Frank Muller Talk, trovate tutto, e di cui naturalmente parliamo anche nella nostra chat Telegram. Potete entrare gratuitamente, trovate il link nella descrizione di questo video, e nella descrizione trovate anche tante altre cose, per esempio il link per ascoltare i nostri podcast o per iscrivervi alla nostra newsletter domenicale gratuita, dove vi sveliamo alcune anticipazioni del nostro lavoro, la recensione della settimana, alcuni consigli utili per gli acquisti. Insomma, trovate tutto nella descrizione, sbirciate perché è tutto gratuito. Naturalmente iscrivetevi al canale, per noi fa una grande differenza, come avete visto la qualità e il numero dei nostri contenuti aumenta rispetto a quando avevamo poche migliaia di iscritti. Più siamo e più abbiamo possibilità di parlarvi meglio degli orologi, quindi vi ringrazio in anticipo. E detto tutto questo, senza perdere altro tempo, andiamo sul nostro computer a vedere che ci propone Frank Muller. Bene, Frank Muller ci delizia con quello che mi sembra essere un tourbillon e che a primo impatto ricorda altri orologi, sebbene questa forma di cassa non può che essere Frank Muller. Questo credo che sia in dubbio. Ci ha abituati a questi orologi e a queste casse di forma con tanti orologi, due su tutti, Casablanca e Crazy Hours, ma credo che adesso
vedremo meglio di che cosa si tratta all'interno del sito. C'è soltanto questa sovrimpressione che poi ci dice anche che cos'è il Curvex Cheeks Flash Grand Central Tourbillon, tourbillon centrale, come appunto si vede da questa immagine. Cerca di esplorare altri orizzonti, nuove prospettive, scelta dei materiali, vabbè. Questo, come sempre, altissima orologeria, grande esercizio tecnico. Devo anche dire orologio indubbiamente difficile, anche nei gusti estetici. È un orologio difficilmente comprensibile, magari da un pubblico europeo, però c'è da dire che è un pezzo d'arte, è un pezzo di ingegneria. Il prezzo non c'è, richiesta prezzo, ma non sono interessato all'acquisto, scusami Frank Muller, non è il momento. Vediamo anche, queste sono le novità, tante belle novità, molto particolari. Le vediamo dopo. Apriamo un Central Tourbillon qualsiasi. No, queste sono soltanto le colorazioni. Ci dite di che si tratta? Scelta dei materiali verso leghe moderne, compositi tecnici. Basta, niente. Vi dovete fidare. Basta. No. Prendetelo appuntamento nella boutique per scoprire il prezzo di questa opera d'arte. Vabbè, andiamo indietro e nulla, ci abbiamo provato. I nuovi modelli 2023, scopri le ultime novità, che credo siano anche quelle che stavamo vedendo prima. Tutta roba stratosferica, questo è un altro tourbillon, giga tourbillon, infatti occupa praticamente tutto il settore inferiore del quadrante. L'iconico giga tourbillon è stato completamente ridisegnato, 20 mm, occupa metà del quadrante scheletrale. E scopri la collezione, vediamo se c'è un prezzo di questa roba, ma non credo, no, richiesta prezzo, casse. Io sono ammirato dalla bellezza tecnica, però esteticamente non fanno per me. Vabbè, anche economicamente, cioè inutile proprio che ne parlo, però la passione per gli orologi è anche questo, no? Cioè ammirare determinate cose sapendo che non le potremo mai avere e forse neppure vedere mai dal vivo, purtroppo, ma io ci proverò. Però, insomma, è da ammirare, no? L'impegno tecnico e stilistico di determinate aziende come appunto Frank Muller. Questo qui è il Vanguard in acciaio damasco forgiato, bellissimo, quindi vero acciaio damasco. Probabilmente avrete visto tanti di quei reel, di quei TikTok in cui si vede come viene ottenuto l'acciaio damasco dalla forgiatura di acciaio. Vabbè, è inutile che sto qui a spiegare, non sono neanche un tecnico, ma sono sicuro che sappiate di che cosa parlo. Anche qui scopri la collezione, ma io credo che proprio Frank Muller sarà quell'azienda, a differenza di quello che dicevo prima, che non ci farà vedere i prezzi online. Quest'altro altro pezzo, Frank Muller dalla grande classicità dei suoi pezzi a cui eravamo abituati e di cui abbiamo parlato, probabilmente ci sono ancora, come appunto il Casablanca o il Crazy Hours, spinge invece verso una direzione altamente innovativa e tecnica, molto particolare, quasi Richard Mille per così dire, con delle soluzioni veramente ammirevoli, ma che appunto stanno un po' trasformando, ecco, questo è un orologio molto più Frank Muller, è un Lady, però ecco, stanno trasformando la percezione dell'azienda da orologeria classica di alta gamma a super orologeria, un po' come le hypercar, che non dispiace ma che allontana ancora di più il brand dagli appassionati. Questo qui è molto bello, a me piacciono tantissimo gli orologi tutti neri, una lastra nera e le lancette al centro, punto. Io non ci avrei messo neanche il logo e nessuna dicitura sul quadrante, tanto questa cassa è Frank Muller, lo sappiamo, non c'era bisogno, un po' come Moser, no? Con le sue sfere iconiche, non ha bisogno di scrivere Moser sul quadrante, lo vedi, sai di che cosa si tratta. Quadrante nero, pulito e lucido, tutti gli elementi, compresi i numeri, sono stati eliminati, vabbè, il logo no, richiesta di prezzo, anche in questo caso non ci sono i prezzi di questi orologi. Poi abbiamo ancora uno Slim Skeleton, bello anche lui, non sono un amante degli scheletrati, però devo anche dire che su orologi così particolari e così tecnici, la scheletratura dell'orologio non mi dispiace affatto, perché aumenta ancora di più il livello tecnico e di prestigio dell'orologio, a differenza invece di un qualsiasi orologio che può
poi scheletrato rende poco. Un orologio invece altamente tecnico, secondo me, merita anche una bella scheletratura, perché no? Poi ancora, ultimo nato della famiglia Vanguard, lo Slim Vintage, con questa colorazione pastello, molto anni 50. Ancora questo qui, questo immagino che sia il Crazy Hours, ore folli, Crazy Hours, perché? Perché praticamente, lo abbiamo già spiegato altre volte, la sfera delle ore non segue l'andamento classico dell'orologeria, salta da un'ora all'altra, quindi se sono le 4, quando diventano le 5, pam, salta qui alle 5, le ore che sono messe in maniera casuale sul quadrante, e la complicazione appunto che salta da un'ora all'altra, quindi dal 5 poi passerà al 6, poi passerà al 7, all'8, al 9, al 10 e così via. Naturalmente collezione Vanguard, quindi diciamo con un'impronta artistica. Non conosco la collezione Vanguard, non so bene in realtà di che cosa si tratti, posso soltanto vedere che appunto si tratta di orologi molto particolari e molto tecnici. Questo è un altro modello ancora, il suo nuovo Scafander è un Frank Muller avveniristico, per così dire, almeno da quello che vedo io, con questa protuberanza a ore 9 che diciamo dà armonia e simmetria all'orologio, che ha la corona d'ore 3. Vediamo un po', questo per esempio poi è un po' troppo Richard Mille, secondo me è un po' troppo Richard Mille, però non mi dispiace affatto, cioè se me lo volete regalare io lo prendo, sappiatelo. Anche qui richiesta prezzo, questi sono i orologi che si aggirano attorno ai 40-50 mila euro sicuramente, e purtroppo non abbiamo modo. Questo qui, questo retrogrado, ore retrograde tourbillon, vedete ore retrograde perché praticamente anche in questo caso hanno la disposizione del Crazy Hours, però si fermano qui, cioè che significa che quando arriva qui il quadrante, poi diciamo la lancetta delle ore salta all'indietro, perché è retrograda e quindi non fa un giro completo dell'orologio. Poi ancora abbiamo questo bellissimo cronografo Curvex CX, bello, molto bello, molto Frank Muller, mi piace tanto. Questo invece il Rotonda, perché Frank Muller casse rotonde non ne fa, quando ne fa una la chiama Rotonda, nel caso qualcuno si sbagli e quindi la chiamiamo rotonda, anche se secondo me non è neppure rotonda, questa qua sarà ellittica, a meno che non sia come sicuramente è, anche perché se no non si sarebbe chiamata rotonda, l'avrebbero chiamata ellittica data la fantasia che c'hanno. Però ecco, sarà una prospettiva di questo render o magari una foto, mi sembra più un render, che la fa sembrare ellittica per l'appunto, ma insomma si chiama rotonda, sarà rotonda, no? Però ecco, io un Frank Muller rotondo non lo prenderei mai, prenderei un Frank Muller vero, e quindi un Frank Muller con la sua tipica casa. Vediamo, richiesta prezzo, ancora niente e nulla, ci dobbiamo accontentare. Vabbè, abbiamo fatto una breve carrellata di quelle che sono le ultime collezioni Frank Muller, molto simpatica, ma onestamente c'è poco delle cose che sceglierei. Vediamo un po', collezione uomo, se c'è qualcosa di... Beh sì, cavolo, Sintra Curvex, questo è un bestione super complicato, come tra l'altro Frank Muller spesso ci è abituati, si vedono spesso per esempio dei calendari perpetuali molto molto belli. Il Curvex CX classico è molto bello anche lui. Questo per esempio è uno di quei Frank Muller che indubbiamente sceglierei, che acquisterei, perché Frank Muller per me è la perfetta, diciamo questo disegno è la perfetta incarnazione della Maison. Poi ci sono anche altri Frank Muller, questo per esempio lo conosco, l'ho visto anche dal vivo, non mi è piaciuto, però riconosco anche probabilmente di avere veramente una fissa con Frank Muller, nel senso che o è così oppure credo abbia poco senso. Forse è uno di quei casi in cui il design è diventato tanto iconico e tanto specifico da non poter più essere cambiato. Naturalmente lo fanno, ci provano, fanno benissimo, di sicuro avranno tanto mercato, come questo Piazza del Maestro non mi piace assolutamente, però ecco, sono poco Frank Muller, per quanto siano belli. Per esempio questo rotonda scheletrato è fenomenale, è bellissimo, è stupendo, una lavorazione della scheletratura incredibile, bellissima. Non è facile fare un bello orologio scheletrato, perché la scheletratura deve essere anche lei un'opera d'arte. Beh, qui lo è. Poi questa cassa in oro rosa è spettacolare, così come le anse.
Bello, bellissimo, fantastico. Ecco, ecco qui. Tutto quello che ho detto fino ad ora sta per crollare, perché parlando di design deve essere per forza così, eccetera, eccetera. Niente, alla fine, nella scelta finale che ogni volta faccio in Beato tra gli orologi, probabilmente sceglierò Frank Muller rotondo, vabbè. Me la ricorderò questa puntata, me la ricorderò. Scafander, altra bestia tecnica, il Vanguard, che appunto richiama anche le collezioni che abbiamo visto prima, quindi questa è la collezione da uomo, e niente, a me piace questo qui, a me piace il rotonda scheletrato in oro rosa, è fenomenale, è proprio bellissimo. Bello, bello. Abbiamo già un vincitore e sono sicuro che potendo, vabbè, anche questi bellissimi con questa numerazione araba tipicamente Frank Muller. Niente, nulla, insultatemi nei commenti, perché di tutto quello che ho detto alla fine mi sono innamorato dei Frank Muller rotondi. Tourbillon, grande pregio tecnico, grande bellezza estetica, però sono molto curioso di sapere anche questi bellissimi. Niente, i Frank Muller rotonda sono i più belli in assoluto, veramente spettacolari. Però sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate nei commenti, quindi fatemelo sapere. Io sceglierò un Frank Muller rotonda. Questo forse un po' troppo Patek, un po' troppo Breguet, anche grazie alle sfere tipicamente Breguet. No, questo non lo sceglierei, però questo qui sarei molto indeciso tra questo Tourbillon oro rosa e questo scheletrato oro rosa. Sarei veramente molto 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 indeciso. Belli, bellissimi. Va bene, la collezione da uomo tra l'altro è finita, quindi direi che c'è anche poco altro da aggiungere. Tra tutti Frank Muller, per quanto io ami il Casablanca, ma soprattutto il Crazy Hours e la sua complicazione così unica nel suo genere, e di sicuro ne vorrei uno in collezione, chissà che non arrivi, anche perché è molto più abbordabile di tante altre creazioni che abbiamo visto di Frank Muller, io oggi sceglierei e sceglierò appunto il rotonda, e sceglierò questo magnifico scheletrato oro rosa, e merito in ogni caso di essere contestato nei commenti, quindi fatelo e siete autorizzati. Insomma, questa puntata di Beato tra gli orologi segna un po' la svolta. Prezzi non ne abbiamo visti, Frank Muller rotondi, è una puntata un po' particolare, chissà che cosa succederà questa settimana che inizia, perché a questo punto sono pronto a tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata di Beato tra gli orologi, vi ricordo di iscrivervi se i nostri argomenti di orologeria sono di vostro interesse, per noi è davvero molto importante, per voi è del tutto gratuito. Vi do appuntamento come sempre ad una prossima puntata qui su Toc.